Brothers, Petrucci, giornata straordinaria, Simone e Alessandro, giornata storica, epica, qui a Amatrice. Che forza. Succede? Ma che vi siete inventati? Ma niente, che ci siamo inventati? Abbiamo ripristinato un casificio storico qui ad Amatrice, con tutta la passione e la voglia che abbiamo messo sempre nel nostro lavoro. E quindi abbiamo dato omaggio al territorio dell'Amatriciano e abbiamo messo su questa festa. Alessandro, in un momento di crisi, di riflusso, voi scommettete invece sull'impresa, scommettete sui prodotti DOC del territorio, il formaggio. Assolutamente sì, controtendenza. Siamo per la nostra strada e quindi andiamo per i nostri valori e le nostre idee. Eccellenza, una presenza straordinaria la sua qui ad Amatrice. Scopre Amatrice per la prima volta o era già venuto? Veramente sta diventando ordinaria perché è la terza volta che sono venuto in circa un mese e qualcuno comincia a sospettare che ci siano ragioni particolari. In realtà sono venuto volentieri perché quando apre un'attività che dà lavoro e crea, diciamo così, la possibilità di dare continuità a certe tradizioni è una bella notizia e mi sembrava giusto benedire insieme per questa occasione. Io diciamo ricordo che era il 13 di agosto del 2013. Perfettamente. C'eri te, c'era tuo fratello, c'era il boss, c'era Franco Castelli, e c'era Federico Capriotti.